Ciao carissimi e benvenuti, io sono Raffaele e questo è Digital Best. Oggi vediamo insieme il DJI Mavic Air, un drone che considero davvero eccezionale e che è l'ultimo drone praticamente lanciato dalla DJI nel corso del 2018. E sembra quasi che la DJI con questo drone abbia voluto fondere le qualità del DJI Mavic Pro e dello Spark. Infatti, come vedete, è molto compatto, ha le braccia pieghevoli come sul DJI Mavic Pro. Possiede uno stabilizzatore a tre assi e la sua videocamera è davvero ottima e può registrare video fino a 4K di risoluzione. L'ho provato già in alcuni voli ed ogni volta è stata un'esperienza migliore, scoprendo sempre nuove funzioni e possibilità. Per la versione europea standard, già molto ricca di per sé, ma con una sola batteria compresa, ho trovato un'ottima offerta su GearBest, che è poi il negozio che mi ha inviato questo, a circa 690 euro. Mentre per la versione Fly More Combo, che comprende altre due batterie aggiuntive, quindi per un totale di tre, siamo intorno agli 860 euro. E in effetti rispetto ad altri negozi online e soprattutto ai prezzi di quando era appena uscito, sono veramente delle ottime offerte da non farsi sfuggire se volete il meglio della fotografia aerea a basso costo. Ma ora vediamolo insieme più da vicino. Ed eccoci qua, partiamo quindi dal contenuto della confezione, che è quella che vi faccio vedere adesso, che è la versione standard o singola, che però comprende tutte le cose che vedete qui. Quindi abbiamo il malloppo di libretti di istruzioni anche in italiano, garanzie, estensioni di garanzie, eccetera eccetera. Poi abbiamo questa custodia all'interno della quale troviamo chiaramente il nostro drone con le braccia piegate, e devo dire una custodia di qualità molto efficace e sicuramente comoda da portarsi in giro. Poi abbiamo il radiocomando, che è simile a quelli che abbiamo già visto nel DJI Spark o DJI Mavic Pro, ma in questo caso la DJI contempla fin da subito la connessione via cavo. Infatti in questo punto, come vedete, c'è un cavetto inserito in un alloggiamento che permette di andare poi a inserirlo direttamente nella presa dello smartphone. In questo caso io ho montato il cavetto con la presa micro USB per il mio telefono, ma la DJI saggiamente mette dentro altri due cavetti intercambiabili, uno con una presa Lightning, quindi per gli iPhone, e un altro con la presa USB Type-C. Altra cosa interessante del radiocomando è che gli stick sono removibili e si possono posizionare in questi due alloggiamenti protettivi all'interno del radiocomando. Quando poi dovremo utilizzarli, li andiamo a prendere e semplicemente li avvitiamo in questo modo. E all'interno della confezione ne troviamo anche due di ricambio, eccoli qui, più un piccolo adattatore che da USB Type-C diventa micro USB. Poi abbiamo un cavo USB Type-C, i nostri paraeliche immancabili per proteggere il drone nei voli al chiuso, comunque durante i voli dove ci sono molti ostacoli, ma sarebbe buona regola comunque utilizzarli sempre. E poi abbiamo l'alimentatore che ci offre anche due prese USB su questo lato e poi il connettore da collegare direttamente alla batteria. A questo punto andiamo a prendere il drone, mettiamo da parte gli accessori, andiamo a concentrarci quindi sul drone in sé e vedete subito come è molto compatto. Il suo peso si aggira intorno ai 400 grammi, se non sbaglio, senza paraeliche, quindi con i paraeliche dovrebbe essere circa 420-430 grammi. Le braccia si aprono in questo modo, eccoci qui. Qui davanti ci sono dei piedini che si tirano fuori in questo modo e servono praticamente per il decollo e l'atterraggio da superfici piane.
Potrebbero sembrare un po' fragili a prima vista, anche perché sono anche delle antenne e quindi non soltanto dei piedini. Ma in realtà sono molto robusti e poi il drone ha un modo di atterrare così dolce che proprio non c'è pericolo possano prendere delle botte forti. Naturalmente abbiamo anche sul Mavic Air dei sensori anticollisione e in questo caso li abbiamo davanti, dietro e anche sotto al drone. In alcune modalità, però, tipo la modalità sport e durante l'atterraggio dopo il ritorno a casa, i sensori vengono disabilitati. All'interno del drone troviamo già una memoria da 8 GB con la quale possiamo già registrare video e scattare foto senza necessariamente inserire una scheda micro SD. Sull'applicazione c'è un'opzione dove andremo a dire la nostra preferenza di registrazione, quindi dovremo scegliere se registrare i filmati sulla memoria interna oppure su una micro SD esterna. E la micro SD va inserita nel vano che troviamo dietro questo sportellino. E qui dentro troviamo anche l'ingresso per una USB Type-C, eventualmente anche per collegare il drone a un computer e scaricare i file che ci sono nella sua memoria interna. È possibile comandarlo da smartphone, in questo caso naturalmente con il limite di distanza del wifi, tramite la modalità Smart Capture, che è la modalità di comando a gesti che ho testato e ho trovato molto efficiente. Come potete vedere anche dal video, e notate anche la mia faccia seria e concentrata, che sembra quasi che lo sto muovendo con la forza del pensiero. La forza, Luke. Segui l'istinto, Luke. La forza è potente in quest'uomo. Luke, fidati di me. Una volta selezionata la modalità Smart Capture, avremo la possibilità di leggere delle istruzioni che ci diranno appunto i movimenti da compiere per far agire il drone in un determinato modo. In questa modalità la videocamera del drone rimarrà puntata su di noi e ci seguirà durante i nostri movimenti. Quindi possiamo muovere il drone nelle varie direzioni, possiamo allontanarlo da noi, possiamo farlo avvicinare. E oltre a questo possiamo anche dirgli di scattare una foto o iniziare una registrazione di un video. Ma adesso andiamo a accendere il radiocomando, colleghiamo lo smartphone e accendiamo anche il drone, così vediamo le modalità dell'applicazione. Avevo già effettuato in precedenza l'accoppiamento tra lo smartphone, il radiocomando e il drone e quindi adesso è già pronto per partire. Connessione molto veloce e molto stabile. Come vedete in alto ci dà delle informazioni per quanto riguarda il GPS. La connessione a 5,8 GHz con il drone, la percentuale di batteria, la modalità di volo, in questo caso abbiamo la modalità Opti perché non prende GPS visto che siamo al chiuso. Iniziamo ad addentrarci un po' in quelle che sono le opzioni dell'applicazione DJI Go 4. Prima di tutto per il decollo abbiamo la possibilità di farlo tramite appunto il decollo automatico. Cliccando sull'icona qui in alto a sinistra, ci viene detto che abbiamo bisogno di almeno 1,20 m sopra il drone per poter effettuare questo decollo automatico. Per adesso lo cancelliamo e se vogliamo però possiamo partire anche manualmente mettendo gli stick nel classico modo per armare i motori in questo modo. Per il momento lo spengo. Ecco qui. Andiamo a vedere adesso quelle che sono le modalità di volo, ce ne sono alcune davvero molto interessanti. Va bene, partiamo dalla modalità normale, che è quella dei comandi manuali con il radiocomando. Poi abbiamo Quick Shot, che raggruppa tutta una serie di modalità di volo automatiche, davvero belle e suggestive. Allora, in queste modalità, prima di tutto viene selezionato un soggetto che poi verrà seguito con la videocamera. Partiamo con la modalità droni, che è la classica ripresa con allontanamento verso l'alto.
Poi abbiamo Circle, che è una ripresa in cerchio, quindi già la parola lo dice. Poi abbiamo Helix, che è simile a Circle, però compie una spirale sempre più ampia. Abbiamo Rocket, dove il drone inizia una ripresa andando in verticale fino ai metri che noi andremo a impostare. Poi abbiamo la modalità Boomerang, dove il drone gira intorno a un soggetto aumentando sempre di più l'arco e aumentando nel frattempo anche l'altitudine. Poi abbiamo la modalità Asteroid, che è una vera e propria novità, è una modalità molto suggestiva che sfrutta la capacità del Mavic Air di scattare foto panoramiche a 360 gradi. E devo dire che le foto sono un altro punto di forza di questo drone, perché le fa veramente bene e appunto offre la possibilità di scattarle in diverse modalità. Quindi abbiamo il single shot, che è la foto singola, la possibilità di impostare la modalità HDR, il burst mode, dove il drone scatta più foto durante un intervallo di tempo. Poi appunto abbiamo la possibilità di scattare delle foto panoramiche partendo da 180 gradi fino ad arrivare a fotografie a 360 gradi. Una volta azionata questa modalità, praticamente il drone scatterà una serie di fotografie in diverse angolazioni, tutto fatto naturalmente in automatico, per poi creare un collage delle stesse e appunto regalarci delle fotografie panoramiche davvero di buon livello. Per quanto riguarda l'opzione Sphere, ad esempio, il drone scatta 25 fotografie in varie angolazioni, per crearne poi una unica a 32 megapixel di risoluzione. E premendo sull'icona in basso a destra a forma di play possiamo andare a vedere queste foto, ad esempio, direttamente sullo smartphone. E in questo caso ci offre una visuale simile a quella di un pianetino, cioè praticamente crea proprio una foto sferica con le varie foto che ha scattato nelle varie angolazioni. Selezionando la fotografia va poi ad ingrandirla e ci permette appunto di scorrerla a 360 gradi. Scaricando questa foto sul nostro PC e poi scaricando ancora un programma per la visualizzazione di foto a 360 gradi, che ce ne sono tanti e anche gratuiti, abbiamo la possibilità di vederla anche sul nostro PC. Ad esempio, io ho scaricato il software Nero 360 VR, che è molto leggero e permette la visualizzazione e lo scorrimento di queste foto a 360 gradi. E volendo possiamo anche scaricare l'applicazione di quel software sul nostro telefono e inserire il telefono poi in un visore VR, così da vedere la foto a 360 gradi in 3D attraverso il visore. E il comparto video di questo drone non è assolutamente da meno, infatti la videocamera del drone è in grado di registrare filmati fino a 4K di risoluzione per 30 frames al secondo. Poi scendendo abbiamo anche il 2,7K fino a 60 frames al secondo, pensate, quindi abbiamo la possibilità anche di impostare 60 frames sui 2,7K. A 1080p fino a ben 120 frames al secondo, per creare così anche effetti slow motion particolarmente suggestivi. Devo dire che tutte le foto e le riprese che ho fatto con questo drone sono veramente di altissimo livello.
Poi nelle altre modalità di volo abbiamo anche l'Active Track, dove il drone praticamente seguirà gli spostamenti di un soggetto che andremo a selezionare. Potrebbe essere quindi un soggetto umano, una moto, una macchina, un motoscafo o qualsiasi altro oggetto in movimento. Le Smart Capture, di cui abbiamo già parlato e abbiamo già visto degli esempi. La modalità tripod, dove il drone si trasformerà quasi in un vero e proprio cavalletto, talmente è stabile e preciso. Poi abbiamo la modalità cinematic, abbiamo il tap fly per mandare il drone su un punto della mappa che andremo a scegliere, e poi il point of interest, dove il drone praticamente effettuerà una ripresa circolare attorno ad un punto di interesse. Se poi entriamo nelle impostazioni generali del drone, abbiamo veramente un'infinità di possibilità. Ad esempio possiamo attivare il beginner mode, cioè la modalità per principianti, un limite di altitudine, un limite di distanza, e poi ci sono tante altre opzioni avanzate tra cui possiamo scegliere. E qui abbiamo il visual navigation setting, dove possiamo andare a scegliere tra varie impostazioni per quanto riguarda il rilevamento e il superamento di ostacoli. Un'opzione interessante, di cui troviamo l'icona in basso a sinistra appena sopra la mappa, è questo ASAP, che sta per Advanced Pilot Assistant System. Attivando questa modalità praticamente il drone utilizzerà i suoi sensori anticollisione non soltanto per individuare un ostacolo ma anche per superarlo. Quindi in tempo reale il drone praticamente calcolerà la posizione degli ostacoli e le traiettorie da prendere. Ad esempio potrebbe essere utile molto all'interno di un bosco o di aree con parecchi ostacoli. Quindi diciamo che è un supporto aggiuntivo all'intelligenza artificiale del drone per renderlo in grado di superare più facilmente gli ostacoli. Bene, credo che può bastare così per questo primo video dedicato al Mavic Air, dove ho cercato di darvi tutte le nozioni principali per la preparazione al volo e per volare sicuri con questo drone. Ed è veramente spettacolare il Mavic Air, ragazzi. Spero di essere riuscito a trasmettervi il mio entusiasmo. E se volete nuovi modi per cimentarvi nella fotografia e ripresa video aerea professionale e semiprofessionale, non c'è niente di meglio di un drone DJI. E per quanto mi riguarda, vi consiglio proprio questo Mavic Air per le sue qualità eccezionali. La versione standard a circa 690 euro, come vi dicevo, comprende tutto il necessario, che è poi quello che vi ho mostrato in questo video. Ma se avete voglia di spendere qualcosina in più, c'è un'ottima offerta anche per la versione Fly More Combo, con la quale potete avere due batterie supplementari. Come al solito, nella descrizione di questo video trovate tutti i link necessari per raggiungere queste offerte. E ora mi è proprio venuta voglia di andare a provare più a fondo questo meraviglioso drone. Quindi un caro saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!